Superare il modello verticalmente integrato e ridurre il livello di indebitamento della società. Quali le azioni previste dal piano di trasformazione del gruppo TIM presentato oggi per raggiungere questi obiettivi? Allora, chiaramente il primo elemento è cercare di seguire, non cercare. Garantire l'execution del piano presentato che porterà a un maggior livello di efficienza, lavorare sui costi perché sono degli elementi fondamentali. Dopodiché il piano presentato oggi cerca di dimostrare come abbiamo del valore nascosto all'interno della nostra azienda, valore nascosto legato al fatto che abbiamo tre anime e più la quarta brasiliana differenti con differenti obiettivi. Abbiamo la rete che è un business tendenzialmente infrastrutturale, abbiamo una componente legata ai clienti famiglie che ha un obiettivo di restructuring, è là dove dobbiamo lavorare maggiormente per aumentare i livelli di efficienza, e c'è la componente dei grandi clienti che in questo momento è la parte che dà maggiori prospettive di crescita. Quindi all in all dobbiamo fare due lavori in uno, continuare a lavorare per efficientizzare quello che è l'attività della nostra azienda, ma al tempo stesso rendere evidenti come ci sono delle opportunità all'interno di questo piano che prevede quattro entità differenti. Sul fronte della redditività del comparto TLC, quali sono i numeri? E invece sul fronte consumer, ha detto, abbiamo le tariffe più basse d'Europa, ci dobbiamo aspettare quindi un rialzo perché sia sostenibile? Allora, i numeri parlano da soli. Abbiamo i prezzi più bassi d'Europa, ma alla grande più bassi d'Europa. Se noi considerassimo banalmente un aumento del 10% che è meno di un caffè al mese, continueremmo ad avere le tariffe più basse d'Europa. Al tempo stesso, noi abbiamo un'industria che è in difficoltà oggi. Non è quello che dico io, ma il fatto che sia stato aperto un tavolo interministeriale con il MISE, il Ministero dell'Innovazione, i sindacati e le autorità, è perché è un settore che ha bisogno di ridefinirsi e comprendere come recuperare la redditività necessaria per investire. Ricordiamoci che la digitalizzazione del paese passa attraverso reti di telecomunicazioni all'avanguardia, che è un'attività che richiede un livello di investimento elevato e quindi un ritorno attraverso la redditività su questo investimento.